Stefano, ben ritrovato! Davvero, buonasera innanzitutto. Come stai? È un po' che non ci vedevamo. È da un po', infatti ci sei vedevamo, ma da schermo. Non eri in presenza, infatti ci sei mancato. Anche a me siete mancati. In compagnia di un ospite speciale, ce lo presenti? Sì, chi presento oggi è Roberto Vergottini, che noi ci conosciamo insomma da un bel po' di anni. È responsabile sales e marketing di una bella realtà che abbiamo in Toscana, in una delle zone più belle della Toscana, ovvero Punta Ala, e la realtà è una struttura ricettiva. Ho avuto il piacere di ospitarlo oggi perché parliamo tanto di sostenibilità, di cura della salute della persona, e ci piace anche portare esempi concreti, e il Punta Ala Camper Resort è un grande esempio che ci racconterà oggi. È una delle zone più belle appunto della costa della Toscana e da sempre avete uno spirito che guarda al benessere della persona e dell'ambiente. Qual è il vostro motto e cosa significa? Il nostro motto è hosted by nature, quindi l'idea di trovarsi in un contesto che è assolutamente in natura e come tale va rispettato. Quindi essere in quel contesto significa rispettare certe regole che guardano alla tutela della vegetazione, ad esempio, che per noi è un elemento fondamentale. La pineta sotto la quale noi ci troviamo, tra l'altro secolare e rigogliosa, ha necessità di essere salvaguardata anche nei minimi dettagli. Basti dire che noi chiediamo di non utilizzare arbusti o tronchi per aggrappare fili o corde che poi potrebbero rimanere e distrozzare l'albero, la corteccia e la preservazione di questa pianta. E va anche oltre, va l'attenzione verso la raccolta differenziata, ad esempio, che noi eseguiamo porta a porta. Primo campeggio nel lontano 2008. Un'attenzione molto importante. Certo, e l'attenzione non è solamente nostra, ma anche da parte, ed è fortemente richiesta, dell'ospite, che deve occuparsi di salvaguardare l'ambiente suddividendo la propria raccolta e conferendola in maniera adeguata, come facciamo in città poi oramai. Benessere della persona e dell'ambiente, che legame c'è? Beh, quello che vi ho raccontato poi alla fine va a vantaggio, credo, del benessere anche della persona, no? Essere anche, come dire, ambasciatori di certi stili di vita, di certe abitudini, soprattutto pensando alla popolazione nostra, cioè chi ci frequenta sono famiglie, ci sono dei bambini e da noi imparano un sacco di cose. Abbiamo un decalogo che raccontiamo in immagini, in buone abitudini che trasmettiamo. Dato che abbiamo un servizio, allora direi di guardarlo. Wow, ma che bellezza, mi sono quasi emozionata. Abbiamo capito che è per tutti, single, coppie, famiglie, grandi, piccini. Ah sì, abbiamo un target fondamentale che è poi quello della famiglia, ma non disdegniamo chi vuole fare una vacanza, una fuga dalla città in un weekend in bassa stagione e accessoriare poi questo periodo di relax con attività sportive, attività ludiche e l'intrattenimento che proponiamo poi in maniera un po' più integrata durante l'alta stagione, ma ci diamo da fare comunque. Le attività non mancano, Stefano ne sa qualcosa. Ho fatto anche un corso di catamarano, però devo dire che sono impegnato poco, devo migliorare, abitato soprattutto l'istruttore. Per però fortuna. Bellissimo questo concetto che siamo ospiti della natura, sì. E su questo fondare un equilibrio che non solo porta il rispetto nei confronti della nostra terra, ma ci fa star bene anche a noi. Sappiamo benissimo, quando stiamo una bella giornata all'aperto, insomma, il rispetto che noi portiamo verso ciò che ci circonda poi ci ritorna in benessere verso di noi, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Benissimo, grazie Stefano, grazie Roberto. Stefano, rieccoci qua. Eccoci qui.
Stefano e Roberto. Stefano e Roberto, e beh, ci siamo lasciati con quelle immagini meravigliose. Meravigliose, davvero. Del mare, la pineta, una pineta, come diceva Roberto, secolare. E la cosa bella è che una struttura ricettiva come è la loro, si può pensare che, essendo rivolta alla natura, rifiuti, no, qualsiasi cosa che sia tecnologica. In realtà non c'è nessun conflitto fra tecnologia e ambiente, anzi, tante volte la tecnologia va a favore del rispetto dell'ambiente, e loro su questo sono maestri, e infatti Roberto adesso ce ne parlerà. Sì, dici bene, non possiamo rimanere indietro coi tempi, sempre stare al passo, per cui banalmente la raccolta differenziata ha un suo processo e viene poi seguito anche lì con delle tecnologie abbastanza evolute, ma a monte c'è ad esempio il risparmio della plastica. Le bottiglie di plastica, seguendo anche l'indicazione data dal comune di Castiglione della Pescaia, bandita dal 2019 in tutti i nostri esercizi, e chiediamo di fare altrettanto ai nostri ospiti, perché siamo sempre lì, noi abbiamo una grande popolazione, se non sono loro i primi ad essere attenti, i numeri non li faremo mai. Quindi abbiamo distribuito 8 case dell'acqua, possiamo chiamarli dei distributori d'acqua, che permettono all'ospite di rifornire e riempire la propria bottiglia, che può essere comunque in plastica, l'importante è che venga riutilizzata, certo, meglio se in alluminio e non buttata come bene fare. Quindi la tecnologia ci viene in aiuto, perché grazie alla distribuzione di una potente rete wifi riusciamo a gestire i pagamenti, che vengono fatti in maniera sempre elettronica anche in questi punti di distribuzione. L'elettronica poi ci aiuta anche nel rendere più sicuro dal punto di vista del contatto, ahimè di questi tempi ancora noto dolente, dei rapporti interpersonali, perché abbiamo oramai remotizzato tutte le procedure che vanno dal check-in al check-out, quindi lasciamo spazio alla tecnologia per eliminare. Il problema non è la tecnologia, ci vuole sempre però consapevolezza. È un uso consapevole, quello sì. Tra l'altro Roberto ha accennato, ora speriamo che quest'anno di dovercene occupare di meno, ma loro sono stati particolarmente attenti e garantito comunque un ottimo servizio durante anche il periodo della pandemia, e il risultato è stato che appunto, insomma, quante persone sono? È un piccolo paese il Punta La Camper. Diciamo che abbiamo quasi 3.000 posti letto. E non ci sono state bolle di contagio. Questo è un vanto, no? Perché hanno potuto continuare a esercitare l'attività, contribuendo anche ad evitare un allargamento. Lo sforzo che abbiamo fatto nel mantenere tutti in sicurezza è stato notevole, grazie anche alla tecnologia. A tal proposito abbiamo un video, quindi sì, prego regia.
Mi avete fatto venire voglia di venire. Guarda, ma sono belli, tutti belli così questi video. Fantastico, ma si nota in un frame del video che c'è una tale attenzione di non impattare con l'ambiente che te puoi goderti una serata al cinema all'aperto, ma per non impattare a livello acustico, perché comunque anche l'acustica disturba gli animali. Esatto, sì, appunto, disturberebbe quel suono che è molto più familiare essere quello della pineta, di un uccello notturno che fischia, piuttosto che la colonna sonora di un film, e anche per rispettare il riposo degli ospiti, sia chiaro. Ci sono queste cuffie wireless, quindi avete proprio pensato a tutto. E poi vogliamo parlare anche della bellezza delle casette in legno. Cioè. Quello è un altro aspetto importante, cioè un comfort climatico è sempre più importante. Quindi abbiamo deciso di utilizzare materiali in tutta questa fase di rinnovamento strutturale che è iniziato ormai da anni e che si concluderà ancora tra qualche anno, però stiamo partendo dal prodotto, quindi rinnovando il nostro concept abitativo con materiali che garantiscono un maggior comfort climatico, quindi fresche comunque a tutte le ore del giorno e della notte, anche in pineta fa freddo, un maglioncino te lo consiglio. Terza parte, terzo video, non vedo l'ora, a dopo. Stefano e Roberto, rieccoci qua. Eccoci. Ovvia, c'è cioè, terzo video. Lo vogliamo vedere subito o non lo vogliamo vedere tra pochino? Ma sì, scombussoliamo ma piano, sì, dai, siamo rock, vai. Vai, prego regia. Quindi in questo terzo video abbiamo capito ancora una volta tutto quello che offrite. Sì, è un'offerta che è variegata per varie forme e passioni di sport, di attività. Da quelle più rilassanti, avete visto lo yoga che noi proponiamo tutte le mattine, a quella più adrenalinica che è la risalita prima meccanizzata e poi in discesa a capofitto con una mountain bike biammortizzata e magari anche elettrica per potervi poi fare risalita senza approfittare di un mezzo meccanico e inquinare molto meno. Ma poi nasciamo con la vela, abbiamo il mare che è di fronte a noi. Da quest'anno, anzi da un paio d'anni, stiamo molto più puntando sulle attività nautiche come per esempio il SUP per conoscere la costa, ad esempio vedendola dal mare anziché dal bordo, dalla terraferma. E questa è un'altra proposta interessante per l'estate. Offrite anche proprio una vera offerta che è anti-stress. Questo magari significa che è anche possibile, è un posto ideale per lavorare anche smart working. Ahimè sì, nel senso che se proprio non si può fare a meno di portarsi in vacanza il lavoro, da noi si trova diciamo l'organizzazione tale da poterlo anche produrre in vacanza. Grazie a cosa? Intanto a una connettività che riceviamo via satellite da più punti e permette così di avere buona connettività verso le proprie sedi, verso il proprio ufficio tramite collegamenti VPN anche evoluti. Il tutto in un contesto che può essere molto simile a quella all'ambiente tranquillo di un ufficio, però è casa tua, può essere la tua piazzola, può essere l'ombrellone sulla spiaggia, infradito e piedi nella sabbia, però col proprio portatile o ahimè anche solo col proprio telefono. Quindi diventa un luogo dove poter anche occuparsi del proprio business, sì, assolutamente. Quello che magari può sembrare, fino a poco tempo fa poteva sembrare fantasia, in realtà con il lavoro sempre più mobile, sempre più fluido, non è più fantascienza. Cioè oggi veramente ci sono tutta una serie di attività, non tutte, che permettono di scegliersi il luogo da dove lavorare. Beh, essere in un posto dove poi nelle tue pause ti fai l'attività di tennis piuttosto un bagno in mare aiuta, e perché non è no, è proprio antistress. E un aspetto importante che ci mette anche in collegamento con Rock and Safe e questo tipo di realtà è proprio il discorso dello stress.
perché non c'è un antidoto per come dire, superare quell'eccesso di stress che noi abbiamo. Ci sono persone che hanno bisogno del relax totale, il lettino e il silenzio, ci sono quelli che scaricano lo stress attraverso l'attività sportiva e quindi in questo caso abbiamo entrambe le soluzioni, ognuno ha la propria ricetta per rilassarsi e quindi questo è un contesto dove ognuno trova il modo per stare bene. Qual è la vostra visione su ciò che avverrà? Parliamo un po' di futuro. Beh, come dicevano le amiche operatori turistici, stanno guardando molto bene al futuro perché il turismo sta dando, e lo leggiamo anche con i numeri delle prenotazioni che stanno entrando, sempre più numerose anche quest'estate. Quindi per fortuna c'è un rimbalzo importante. E nella nostra visione particolare c'è intanto la tecnologia, perché l'analisi dei dati banalmente anche nel nostro mondo è essenziale per capire verso dove si sta dirigendo un mercato oppure quali sono le abitudini di consumo o di attesa di un servizio che noi offriamo. Quindi sicuramente lo è la tecnologia. E poi la sostenibilità, questo è fuori discussione, è un must della nostra diciamo visione aziendale, proprio nasce così dall'alto, dall'amministratore che giovane crede moltissimo in questo nuovo corso e verso questa strada, assolutamente. Noi questi team di giovani ci piacciono. Sì, io sono un meno giovane in azienda, però l'amministratore è molto giovane, quindi ha una visione da giovane come tale, lo seguiamo. Stefano, le ultime parole sono sempre le tue. L'amministratore che insomma conosco benissimo, anzi lo salutiamo. Si chiama questo punto? Thomas. Quindi salutiamo Thomas, una persona molto attenta anche sotto l'aspetto della sicurezza e si percepisce già mettendo piede nel campeggio, non solo, hanno ospitato 3 anni fa, se non erro, un evento di Italia Lob Sicurezza, sì, abbiamo organizzato, è stata una regata in mare dove insomma mi sembra il motto era la sicurezza gonfie vele, una cosa molto molto bello. E un'ultima cosa, l'aspetto che di cui si può trarre insegnamento anche in azienda è che quando c'è una direzione, quindi l'organizzazione in questo caso di questa struttura, che trasmette dei valori di rispetto dell'ambiente in particolar modo, poi incredibilmente la comunità, quindi in quel caso, in questo caso gli ospiti nella nostra azienda potrebbero essere i lavoratori di questa azienda, si adeguano e adattano, tant'è che l'utenza mediamente in questa struttura è molto rispettosa dell'ambiente e di ciò che li circonda. Vorremmo fare lo stesso in azienda, essendo noi fautori della sostenibilità, della sicurezza, del rispetto fra le persone. Roberto, quindi grazie per averci raccontato, spiegato e fatto vivere questo campeggio. Bene, il vostro campeggio che sicuramente vale la pena venire a vivere. Vi aspettiamo, siamo pronti ad accogliervi. Nella natura, ovviamente. Ovviamente. Stefano, grazie come sempre di tutto. Alla prossima settimana. E ti do appuntamento alla prossima settimana in chissà quale altro modo ci stuperai. Beh.